Il tema di visioni d'archivio di oggi è legato alle immagini e alla rappresentazione intorno al vino, un bene di consumo che troviamo in tutta la penisola italiana. Oggi lo scopriremo a partire dalle immagini che si conservano nel nostro archivio. Il primo nucleo di immagini è composto da una serie di incisioni provenienti dal nostro gabinetto delle stampe e si nota l'elemento caratterizzante di alcuni aspetti legati al vino, come il trasportatore di vino. Dai castelli romani alle trattorie di Roma e la vendemmia dell'Aventino. Questo elemento estetizzante rimarrà anche successivamente nelle prime spedizioni fotografiche dei primi anni del 1900. È a partire dal secondo dopoguerra che inizia una grande campagna di documentazione audiovisiva e fotografica, proprio tra gli anni 50 e gli anni 80. In questo caso la comprensione degli aspetti legati al vino è più legata a quegli aspetti che hanno a che fare con le pratiche e di conoscenze, come le tecniche di coltivazione, la potatura e le vendemmie. In questo caso vediamo delle foto di fagioli, di chiappini e di Simeoni. Altre documentazioni sono incentrate agli aspetti legati alla produzione vinicola, come i produttori di botti, alla vendita e al consumo. Nella foto vediamo un venditore di vini oli a Trastevere. In questo caso vediamo delle immagini sull'utilizzo rituale del vino nei contesti della tradizione cattolica, come i battienti di Nocera Tirinese, con delle foto di Marco Marcotulli degli anni 90. Ma il nostro archivio ci parla della storia sociale d'Italia e del mutamento, e anche nel contesto del vino, con la commercializzazione a partire dagli anni 80, cambia lo scenario di questo elemento, che da prodotto di vita domestica, di bene di consumo della vita domestica, diventa un bene industriale. Saranno le stesse aziende vinicole a farsi carico della documentazione, degli studi, delle ricerche per migliorare il loro prodotto. A partire dagli anni 2000, cambia quindi l'approccio con il processo di patrimonializzazione del vino. Si avviano diversi processi, basta ricordare la tutela del vigneto Baver del 2014, il riconoscimento UNESCO delle pratiche, delle tecniche della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria come patrimonio immateriale dell'umanità. E la recente iscrizione alla lista UNESCO delle colline del Prosecco di Coregliano e Valdobbiatene del 2019. In questo periodo sono iniziate nuove azioni di salvaguardia e di valorizzazione di questo elemento da parte dei territori. In questo nuovo contesto cambia il ruolo dell'etnologo raccoglitore. Non è più colui che va a osservare delle tecniche che stanno scomparendo, ma viene chiamato dalle comunità e dai territori per conoscere e far conoscere e valorizzare dei prodotti come il vino. Ci spiega questo processo Ilaria Bonelli, un'antropologa che si è occupata di documentare il vino Prunente nella Val d'Ossola. Con il video Prunente Piedefranco nel 2015 ho potuto sperimentare la dimensione attuale della ricerca finalizzata alla creazione di un prodotto visuale. Questo ha dovuto essere soprattutto significativo e utile per la comunità descritta e coinvolta. È stata anche la richiesta del committente, l'Associazione Musei d'Ossola, ma anche degli interlocutori locali. È chiaro, l'obiettivo non è più rappresentare qualcosa in via di estinzione e salvarla dall'oblio, ma recarsi in un territorio per la documentazione visuale significa inevitabilmente parteciparvi, sia durante la fase etnografica sia nelle scelte autoriali e artistiche. La domanda però è come? Oggi, se parliamo di quel contesto italiano soggetto all'attenzione delle istituzioni per il rilancio economico e culturale,
come nel caso del Prunent e della Val d'Ossola, parliamo di contesti in cui è già iniziato un processo di valorizzazione del patrimonio, più o meno consapevole, e questo è evidente nel lessico usato da molti degli attori coinvolti e coinvolgibili. Ci troviamo quindi in processi già in atto, in contesti in cui il cittadino è parte attiva del percorso. È facile in questi casi poter trovare la complicità, spesso ampia e fagocitante, tanto da dover sottoporre il rapporto e la ricerca alla prova del tempo, della lentezza necessaria a scardinare intenti manipolatori, anche positivi, spinti dal solo entusiasmo di volersi rivedere un contesto giovane in buona salute. L'antropologo diventa quindi interprete e mediatore di processi già attivi. In questo ruolo si ritrova ad essere uno specchio degli attori in campo, diventando di fatto uno di loro. Quindi la nota metodologica che potrebbe descrivere criticamente questo percorso di ricerca-analisi, che ha come risvolto la produzione di un video, è ampia e complessa e andrebbe a svelare i relativi giochi di negoziazione, di rispecchiamento e manipolatori. Niente è da sottovalutare e l'antropologo lo sa fin troppo bene, ma il beneficio che ne trae da questo lavoro è enorme. Oltre a partecipare ad amplificare le pratiche di salvaguardia, ma anche di valorizzazione e di promozione, entra a far parte di un processo di attualizzazione della tradizione come spettatore attivo di un processo già in atto. Vi invito a vedere il video e troverete appunto un link qui sotto nella didascalia di questo stesso video e a rivederne gli eventuali risvolti.